Buongiorno ragazze, nuova location. Ho trovato questo buco in camera mia. Mi metto qua a girare video così almeno. Perché dietro tutte c'hanno quello, quell'altro, le scarpe, i trucchi, il coso per gli smalti. Avete visto la Vanessa, c'ha tutti gli smalti. Gabriella c'ha tutto il cammino con tutte le menzoline sopra. Io ho sempre le cose sbagliate. Calcinate, o c'ho il mio bagno, il mio cesso, o c'ho camera mia con il muro tutto disastrato. Allora ho detto oggi, dico, mi metto qua vicino al canterano così mi appoggio anche, mi specchio volendo, perché c'è lo specchio lì, vedete? E quindi via, dico, mi metto qui in quest'angolino così anche un pochino più appartato, più bellino, ragazze, che dite? Allora mi sono messa gli occhiali perché stamattina ho gli occhi che mi fanno cilecca, nel senso che mi lacrimano, mi danno fastidio, non lo so, eppure piove, sta piovendo fuori, quindi dovrebbero un attimino essere un pochino più, cioè non c'è quelle cosine, quel pulvisco, sembra il cotone vola, io dico nevia, vai, nevica, e invece no, praticamente sono quei cosini che producono alcuni tipi di alberi, quel polline, ecco, che poi non so se è polline, che producono alcuni tipi di alberi volano e a me mi danno fastidio al naso e agli occhi, quindi mi trovo con questi occhi lacrimosi, il naso moccioloso e via. Allora ragazzi, i gattini tutto bene, l'ho lasciati dalla mia mamma, io sono venuta qua con Leo a casa mia e niente, stamattina ho chiamato il veterinario perché praticamente hanno questa congiuntivite forte. Allora mi ha detto di dargli questo Genticol in pomata 3 volte al giorno per 2 o 3 giorni. Se vedo che non passa, non mi tocca passare all'antibiotico a gocce, ecco, perché sono talmente piccolini e dopo è pericoloso e vada a succedere qualcosa ai polmoni, quindi è meglio agire subito, immediatamente, insomma, perché è inutile, bisogna se si tengono gli animalini vanno tenuti per bene. E allora nulla, ci siamo subito attivate con la mia mamma, perché lì per lì l'ho passato tutti con la camomillina, gli ho fatto tutti gli impacchini con la camomillina tiepida lì, perché c'hanno tutte proprio tutte appiccicate, gli stanno. Ah, il mio cellulare ogni tanto fa apricci. Madonna ragazze, mi è successa una cosa, io sono stravolta perché non so che cavolo devo fare. Mi sono messa a chattare con i miei ex. Ditemi voi se è una cosa giusta. No, vero, non è tanto giusta come cosa. Madonna, come devo fare io? Perché il capo parte così, in questo modo? Come si fa a essere innamorati di una persona che ti ha fatto del male? Ditemelo voi. Come si fa a essere, cioè, così ciechi, così innamorati? È così bello. Mannaggia a lui. Che nervi. Vabbè, via. Parentesi a parte, non c'entrava nulla, però lo sapete che io tanto zitta non ci so stare, vi devo raccontare tutto, vi devo raccontare vita, morte e miracoli mia. Lo so che i panni sporchi vanno lavati in casa, come si dice, però io ho questo rapporto con voi, vi racconto sempre tutto perché mi sapete consigliare, mi sapete dire. Mi raccomando, su Facebook non mi scrivete nulla sotto, perché cioè dopo ce l'hanno anche le mie figliole, ora mi video o me li guardano, però su Facebook mi scrive nulla, insomma, e nulla. Ieri mattina ci siamo messi a chattare, ieri sera mi ha dato anche la buonanotte. Io, boh, vabbè, via, speriamo che sia una parentesi così e finisca così. Io spero di no, perché sono sempre innamorata di lui. Che devo fare, ragazze? Vabbè, via. Tanto, se è destino e l'è segnato, come si dice, se sono rose fioriranno e se sono cachi, vabbè, com'è che dico io? Se sono rose fioriranno e se sono cachi caeranno, e che devo dire? Boh, ragazze, ditemelo voi che devo fare, cioè, cioè, non mi è passata, capito? Non, più mi ci impegno a dire sto bene con mio marito, con le mie figliole, e più invece mi torna in mente lui e mi pianti e mi faccio, so così. Ora mamma ha ricontattato, cioè,
Ma nemmeno sono stata proprio io a cercarlo, non ho contattato. Lui su WhatsApp ha scritto e lettera grande. E io vischierei che ho fatto. Gli ho scritto la lettera grande e gli ho mandato il messaggio così. E lui mi ha scritto: finisci la frase. Dico: no, no, nulla. Dico: guarda, dico, ho visto che avevi scritto così nello stato, ho detto: scritto lettera grande. Dico: a parte questo, gli ho detto come stai. E tutto, boh, e ci siamo messe così a chiacchierare di più e di meno. E ieri sera mi ha mandato la buonanotte. Mo', ditemi voi. Vabbè, via. Cambiamo discorso e iniziamo subito questo video che ho visto sul canale. Voi sapete che io seguo altre ragazze su YouTube, cioè alcune non le conosco così e con altre c'ho confidenza. Allora niente, stavo guardandomi un video della Lolla e praticamente lei ha comprato questa organizer bag. Che cos'è questo organizer bag? È una borsina dentro la borsa tua. Una borsina che c'è tantissimi scompartimenti, la metti dentro quando vuoi cambiare borsa, un altro che toglie quella e cambia la borsa. E poi è comodissima per quanto riguarda, vai a cercare le chiavi. Io sono sempre a cercare le chiavi giù, dove l'ho messo qui o là, vuoi a cercare quello, vuoi a cercare quell'altro. Insomma, questo organizer bag mi ha organizzato la vita, mi ha stravolto la vita. Ragazze, nel senso che non posso più farne a meno. Ora ne ho presa una così, poi mi piacerebbe prenderla una fucsia per tutti i tipi di borsa. Ora l'ho presa nera che sta bene un po' con tutto, però mi piacerebbe, ecco, prenderle una per ogni colore di borsa, perché quella che ho preso io non costa tanto, costa 4 euro e rotti, quindi cioè alla portata di tutti. Per cui ragazze, se volete vi metto anche nell'info box il link dove l'ho presa io. Oppure andate su internet e cercate organizer bag e vi vengono tutti i siti dove comprarla. Ora, se la fate arrivare da Hong Kong costa poco, ci sono da 4 euro in su. Per cui ragazze, sbizzarritevi se volete una cosina del genere e volete essere organizzati. E io guarda, ve la consiglio perché a me veramente mi è piaciuta tanto. Allora, borsina. La borsina dei cinesi, ragazze, voi lo sapete, io uso solo quelle dei cinesi. Allora, apriamo un po' e vediamo che cos'è questa organizer bag. Allora, l'organizer bag è questa borsina che ha questi due laccini così, si tira fuori e c'è di tutto di più. Allora, ragazze, ora vi faccio vedere. È una borsina con tanti scomparti. Ora non so come mostrartela. C'ha diverse scegnerine. Allora, iniziamo da fuori. Ora io l'ho riempita poco perché ancora non ho sistemato la mia borsa, quindi allora c'è questi scompartimenti. Allora, questo è più piccolino, ci si può mettere le matite, le penne, tutte queste cose così. Questo è un pochino più grande, questo ci tengo l'accendino e qui le chiavi, vedete le chiavine della macchina, così almeno ce l'ho a portata di mano. Poi ci sono altri due scompartimenti. La cosa bella di queste organizer bag è che sono imbottite, per cui io tra falciona come sono e butto la borsa a destra a manca, se anche porto qualche trucco non mi si rompe più perché sono imbottitine, si possono infilare in lavatrice e lavare così perché sono di nylon, sono nailizzate così. Allora, qui mi sono messa un pochino di trucchi, cioè di trucchi, mi sono messa la limina dell'unghie e dietro c'ho le pinzettine, poi a volte sono fuori, ecco. Poi vabbè, qui dentro per adesso ci ho infilato, ve l'ho detto, ho fatto la borsa così all'improvviso, nemmeno giusto per girare il video l'ho fatto. Poi dopo mi organizzerò e la metto per benino. Perché dico devo cambiare borsa tanto tra poco. C'ho il librettino di Leo delle vaccinazioni e dentro c'è diversi scomparti, vedete quanto è grande quando è tutta aperta. Poi si può, che c'entra, si può portare anche chiusa se uno non ha tante cose da mettere. Ci sono gli automatici qui, vedete? E poi ci sono le cerniere. Per cui tutta chiusa così non prende nemmeno tanto posto. Ora io dentro ho la mia cosina dei trucchi, ho le pasticchine che prendo per il drenaggio, e poi ho gli occhiali. Ho gli occhiali, il pettinino di Leo, quello ci pettino Leo, e di qua c'ho i miei chicchini. Oddio, scusatemi.
Allora, di qua c'ho i miei chicchini. Io vado matta per i tic tac, sono proprio golosissima. Prima andavo matta per i chupa chups, poi siccome mi fanno venire da piangere i chupa chups perché i miei ex me li regalava sempre e quindi allora ho cambiato gusto e mi sono presa i tic tac. E poi c'ho dei profumini, delle cremine così. Ah, poi vi volevo far vedere delle cosine, giusto? Aspettate, Allora, qui c'ho una collanina perché ero là dalla mia mamma e mi serve la sciavi. E poi c'ho gli orecchini, quelli simili ai di Christian Dior, vedete? Che sono quelli con le palline, quelli lì fatti così a pallina. Quelli fatti così a pallina, ecco, che m'hanno regalato. Insomma, nulla ragazze, questa organizer bag, ma organizzavo davvero tutto. Questi orecchini qui sono, perché vi spiego, vedete quanto è bellina, c'è tutte le cosine, le gran. Allora, io l'ho presa, poi ve l'ho detto, si può chiudere, ora vi faccio vedere com'è chiusa, che non, cioè se voi avete una borsa un pochino più piccola, ve la chiudete, vi chiudete le cernierine sopra e vi chiudete questo cosino laterale e resta così. Allora, io l'ho presa su eBay, 4,30 euro, e qui in Italia l'ho presa, quindi voglio dire, se la prendete dalla Cina ci sono anche altri colorini bellini, c'è rosa, c'è gialla, arancione, rosa, e mi volevo prendere anche altri colorini perché sono belline, sono comode, sono spaziose, ci si tiene di tutto dentro, veramente. Ora io ve l'ho detto, ho fatto per fare il video, volevo fare il video e farvela vedere subito, e quindi non mi sono organizzata a metterci tutte le cose. Infatti nella borsa c'ho sempre, ora vi fo vedere anche che c'ho nella borsa, perché tanto ormai c'ho il borsellino, il portafoglino, c'ho gli occhiali questi qui da lontano. Poi che c'ho? Poi che c'ho? Ah, quest'altro borsellino, questo qui che ci tengo tutte le medicine, tutte le mie cose. Ci tengo queste cosine qui. E poi che c'ho? Vediamo. E poi c'ho gli occhiali da vicino, quindi voglio dire, sono messa sempre incasinata, però perlomeno ho tutte le mie cosine a posto, ecco, non c'ho più le chiavi in giro, se il rossetto che mi va in giro, tutte le cose, insomma, avete visto, io sono un po', non so tanto precisa, sono un po' disordinata, sono un po' una strega pasticciona, lo sapete, per cui ecco, questa cosina così mi ha davvero organizzato tutta la borsa, tutto per benino, e sono felicissima. Va bene, gioia, io spero di esservi stata aiuto, utile, che magari può dare un'idea anche a voi, ecco, come Lolla la dà a me. E vi saluto, ci sentiamo al prossimo video. Ciao belle, un bacione grosso.